Buongiorno, questo è il secondo video di Filosofia della Scienza. Come avevo detto l'altra volta, partiremo dall'uomo. L'uomo che però va inquadrato in un ambito un pochettino più ampio, cioè l'uomo ormai in chiave moderna dobbiamo per forza inquadrarlo nell'ambito del regno animale. Non ci possono essere più dicotomie tra il regno degli animali e l'uomo. E sappiamo ormai da Darwin in poi che l'uomo si è evoluto come tutte le altre specie viventi. Chiaramente oggi tra l'altro possiamo anche interpretare vari comportamenti dell'uomo, eccetera, anche grazie proprio al darwinismo. Per iniziare possiamo dire che l'origine delle specie è stato un po' una pietra miliare in questo ambito. Da quel momento in poi tutto può essere un po' letto alla luce del darwinismo, come vedremo tra poco, il comportamento animale, il comportamento quindi anche dell'uomo. Vanno chiaramente oggi possono essere letti con la chiave di lettura può essere un pochettino più sofisticata rispetto a prima. Ma diciamo ecco nel 1859, quando Darwin pubblicò L'origine delle specie, chiaramente ci furono tante discussioni, chiaramente il libro ebbe un grande successo. E ovviamente, però, ecco, in questo primo libro, Darwin, anche diciamo prudentemente per gli argomenti insomma trattati, non approfondì, non disse quasi niente sull'uomo. Lo fece poi in un secondo tempo, nel 1871, quando scrisse proprio L'evoluzione dell'uomo e la selezione sessuale. E lì chiaramente affrontò un pochino meglio quello che riguardava proprio gli aspetti umani. Beh, diciamo che nell'origine delle specie quello che possiamo così mettere a fuoco è l'interprete principale dell'origine delle specie è il caso. Ecco, questo è un aspetto, diciamo, dell'evoluzionismo molto difficile da accettare, perché non si poteva e non si può oggi, e ancora oggi facciamo fatica ad immaginare che dietro a tutte alla complessità degli esseri viventi, che siano vegetali, animali, più o meno evoluti, ci sia praticamente l'opera del caso. Ecco, si voleva e si volle subito sostituire al caso una sorta di progetto intelligente, quindi se Dio, diciamo, o chi per lui non ha operato in maniera creativa, cioè gli esseri viventi non nascono dal nulla ma secondo un processo evolutivo, possiamo però immaginare, dicevano, un progetto intelligente che in qualche modo parte dalle forme primitive più diciamo meno evolute, più essenziali, e poi via via si arriva poi fino agli esseri più complessi come i primati e quindi le scimmie, l'uomo, eccetera. Bene, se appunto fosse stato il caso, alcuni appunto facevano osservare agli evoluzionisti, se fosse stato soltanto il caso ad operare, sarebbe difficile immaginare come per esempio si sia potuto formare l'occhio umano. È una cosa chiaramente molto complessa. È difficile immaginare che prendendo gli ingranaggi di un orologio e mescolandoli insieme a caso si possa, anche facendo ripetute prove, si possa formare un orologio funzionante. Ecco, questa è una cosa che ancora oggi ci mette in grosse difficoltà, figuriamoci allora, cioè quella di immaginare dei processi gradualistici che possono in qualche modo portare da strutture primordiali
fino poi a delle strutture molto più complesse, quale può essere appunto l'occhio umano, ma anche il cervello, il cuore, eccetera. Tutti questi organi che si sono evoluti, non c'era un principio finalizzatore, cioè non si sono evoluti per arrivare a qualcosa, non c'è, come si dice in termini tecnici, una teleologia. La natura non ha un fine teleologico. La natura praticamente non è altro, come dice anche Telmo Pievani, diciamo, l'evoluzione non è una marcia di progresso, ma un'esplorazione di possibilità. Cioè l'evoluzione è un intreccio di leggi di natura e di caso. Ecco, questo è un po' il principio fondamentale che in qualche modo nell'origine della specie si evince. Ovviamente ha trovato tantissimi oppositori, ma no, non è possibile, ci deve essere qualcos'altro, la natura non può non essere in qualche modo finalistica. Pensare appunto che tutto sia nato casualmente è una cosa che ancora oggi ci sorprende in qualche modo, ci fa anche inorridire. Purtroppo però la scienza ha confermato in qualche modo questo modo di procedere, cioè se noi andiamo a vedere un po' quello che succede a livello genetico, noi sappiamo che ci sono tutta una serie di mutazioni. Darwin chiaramente non sapeva, non conosceva la genetica e quindi non sapeva niente del DNA, non sapeva che ci possono essere delle mutazioni casuali che in qualche modo portano poi gli organismi a diversificarsi e a sviluppare anche diciamo, degli organi così complessi come li vediamo oggi. È chiaro che immaginare i processi evolutivi bisogna chiaramente avere un corredo di conoscenze biologiche importanti, altrimenti questi processi ci sembrano troppo complessi per poterli per poter pensare che siano opera del caso. Però in realtà non è mai stata trovata ad oggi nessuna componente finalistica nella natura. Ci sono delle leggi, chiaramente, che in qualche modo le chiamiamo leggi della natura, personificando a volte anche la natura. Lo dice anche Darwin, la natura la personifichiamo, ma in realtà sono tutta una serie di leggi e di situazioni che noi in qualche modo poi possiamo così analizzare e queste leggi insomma hanno determinato poi tutta una serie di... queste leggi riguardano ovviamente anche la chimica, è ovvio che... ecco perché poi parleremo di chimica inorganica e poi parleremo anche chiaramente invece della chimica organica, di come si sono formate le prime molecole, eccetera. Chiaramente è un discorso abbastanza complesso, ma il genio di Darwin è stato quello di fare, diciamo, tutto questo lavoro in qualche modo senza nessuna conoscenza di quello che stava, dietro. Ovvero lui non conosceva neanche la genetica, quindi non conosceva i geni, non conosceva le mutazioni, sapeva che c'era qualcosa che in qualche modo portava poi le specie a diversificarsi e a confrontarsi con l'ambiente, perché l'ambiente era quello poi selettivo, quello che faceva sì che una specie potesse continuare a sopravvivere in un ambiente ostile e altre specie invece in qualche modo a estinguersi. Bene, la specie umana sicuramente siamo qui, quindi sicuramente ha avuto la capacità di evolversi, di arrivare fino a qui, e noi siamo qui a confermare questo e tutto ciò, e questo anche grazie alla nostra intelligenza. Alcune forme si sono estinte, si è estinto per esempio un nostro parente, un nostro cugino che era il Neanderthal. Ecco, al tempo di Darwin c'era anche
una scarsa quantità di fossili, quindi anche la paleontologia non era quella di oggi, ovviamente. C'erano stati al tempo di Darwin soltanto dei ritrovamenti così del Neanderthal, ma ancora non, alcuni addirittura ai tempi di Darwin dicevano che era semplicemente un uomo con delle malformazioni, quindi era molto difficile, ecco, inquadrare anche l'uomo nell'ambito dei fossili, insomma, ce n'erano veramente pochi, almeno per quanto riguarda la specie umana o quello che riguardava i nostri antenati. Quindi Darwin fece un grosso lavoro soprattutto di osservazione, osservava, aveva viaggiato tanto, eccetera, ma non aveva molte basi scientifiche e neanche tanto di natura sui fossili, diciamo, da poter fare delle conclusioni come potremmo farle oggi. Oggi chiaramente abbiamo un armamentario enorme. I fossili sono aumentati enormemente, quindi dagli australopiteci fino alle scimmie moderne, poi l'uomo, possiamo fare un percorso evolutivo praticamente completo. Abbiamo poi tutta la genetica, il sequenziamento del DNA, non solo dell'uomo, ma anche delle altre specie animali. Quindi oggi possiamo ripercorrere e fare degli alberi genealogici dove possiamo inserire tranquillamente anche l'uomo. Chiaramente a quei tempi Darwin aveva ben pochi strumenti, però riuscì comunque nell'origine delle specie a mettere a fuoco questo concetto fondamentale che poi in qualche modo era il caso e le mutazioni casuali, l'ambiente, eccetera, che in qualche modo facevano sì che le specie potessero diversificarsi. Fa anche un grosso lavoro, come dicevamo, per quanto riguarda la parte dedicata nel 1871 proprio all'uomo, che in qualche modo lo confronta con le scimmie, in qualche modo, e altri animali. Lui stesso dice che in questa parte lui aveva già preso tanti appunti, però nell'origine della specie aveva proprio omesso di parlare dell'uomo, forse anche per prudenza, insomma, l'Inquisizione non era più feroce come lo era stata un tempo, però insomma bisognava comunque fare attenzione anche a certi argomenti. Quindi, dopo il grande successo che ebbe l'origine delle specie nel 1859, probabilmente nel 1871, in questo secondo libro, Darwin si sente un po' più libero di parlare anche dell'uomo, perché lui in realtà nell'origine della specie accenna soltanto, dice qua, ecco, nella parte introduttiva. Possiamo leggere l'origine delle specie pubblicata nel 1859. Darwin accenna soltanto fugacemente, pensate, nella penultima pagina all'origine dell'uomo, con le seguenti parole. Leggiamole. Per l'avvenire vedo campi aperti e ricerche molto più importanti. La psicologia sarà sicuramente basata su nuove fondamenta, quelle della necessaria acquisizione di ciascuna facoltà e capacità mentale per gradi. Molta luce sarà fatta sull'origine dell'uomo e sulla sua storia. Chiaramente, per gradi, cioè in realtà quello che Darwin ci dice, proprio nella parte finale dell'origine delle specie, è che l'uomo verrà inquadrato, potrà essere inquadrato anche psicologicamente, non solo anatomicamente, in quest'ambito, diciamo, più generale dell'evoluzione. E anche quindi non solo, diciamo, l'anatomia, ma anche la psicologia, anche i comportamenti e tutto il resto può essere inquadrato in questo nuovo ambito, diciamo, biologico. Questa è stata, ecco, le grandi intuizioni di Darwin sono fondamentalmente state queste. Poi in questo secondo libro lui parlerà anche di un altro argomento che pure aveva in parte così esposto, ma diciamo, e cioè come dire,
Verde qui nella seconda parte vi parla anche della selezione sessuale e di quanto questa fosse importante per l'evoluzione, un ingrediente fondamentale, una componente fondamentale. Senza entrare adesso nello specifico del darwinismo, che sarebbe diciamo alquanto noioso, poi bisognerebbe, come vedete, è una parte voluminosa, quindi ci sono però, quello che mi interessava di più adesso introdurre sono degli argomenti più di natura appunto filosofica più che biologica, perché come io scrivo nel mio libro, adesso tante cose si possono rileggere un po' alla luce del darwinismo. Tra queste, per esempio, la maternità. Allora, in chiave evoluzionistica si può leggere ogni cosa del mondo fondamentalmente, perché l'assunto da cui partiamo è che tutto si è modificato per selezione naturale, come reazione dinamica ad un ambiente anch'esso in continuo mutamento, e dove solo il più adatto riesce a sopravvivere, al contrario di quanto avverrebbe se tutto fosse stato creato dal nulla, in cui ogni essere è già perfettamente formato per il suo scopo. Se, come la scienza ci insegna, tutto è mutato nel tempo, dalle stelle fino agli esseri viventi, e ciò che oggi vediamo è il prodotto di ciò che è variato nel corso dei millenni, allora possiamo dare un nuovo significato a tutte le vecchie interpretazioni sulla natura. Non è stato facile guardare nel passato, ma la scienza lo ha fatto e l'evoluzione di tutte le cose è finalmente sotto i nostri occhi. In questa nuova ottica, che cosa si può dire, per esempio, della maternità? Spogliata di tutti i suoi appellativi di sacralità, essa si mostra per quello che è realmente, ovvero una semplice strategia di sopravvivenza della specie, niente più, niente di meno. Quindi non c'è nulla di straordinario, nella sua essenzialità essa rappresenta solo un modo per sfuggire meglio ai predatori, potendo tenere al riparo nel grembo per più tempo possibile un essere fragile e indifeso come un nascituro. I mammiferi sono venuti alla ribalta in epoche recenti, circa 200 milioni di anni fa, all'inizio del Triassico forse, per poi diffondersi sempre di più in epoche successive, Giurassico, poi del Cretaceo, fino ai giorni nostri. Lo sappiamo grazie ai ritrovamenti fossili. Oggi, come abbiamo detto, abbiamo anche ritrovamenti di ominidi veramente straordinari, insomma, li troviamo un po' sparsi in tutti i musei, dagli australopiteci fino poi ad arrivare all'Homo erectus, il Neanderthal, il Cro-Magnon, eccetera. I cosiddetti mammaliaformi o protomammiferi si diversificarono nei tre rami che comprendono i monotremi, che depongono ancora le uova, i marsupiali, dove il piccolo cresce nel marsupio, i canguri che conosciamo un po' tutti, ed infine i placentati come l'uomo, che trattengono il bambino in una struttura specializzata all'interno del corpo materno, la placenta, che consente di metterlo al mondo già sufficientemente sviluppato. Ecco, diciamo, la natura è straordinaria per inventiva, ma le cose che crea sono tutte, possiamo definirle, sperimentali. Cioè, quello che fa la natura è di sperimentare. Alcune cose riescono bene, alcune cose riescono male. E quasi mai sono definitive, in quanto devono sempre essere messe al vaglio dell'ambiente ostile che muta nel tempo. Mantenendo sempre vivo il processo di selezione che garantisce la migliore sopravvivenza. Il fatto che un essere possa nascere già formato nell'utero, eccetera, si è dimostrato una strategia non meno redditizia di quella di altri animali che invece si affidano alla numerosità delle loro uova e alla diffusione casuale dei semi, per esempio delle piante, che invece magari i semi che vengono trasportati dal vento o dall'impollinazione degli insetti. Quindi sono tutte strategie per la sopravvivenza. La nascita di un bambino quindi non ha nulla di miracoloso o di poetico, anzi è una strategia naturale che oggi potremmo anche definire obsoleta, almeno per la nostra specie, in quanto il nascituro in un ambiente estremamente protettivo come il nostro in realtà non avrebbe più alcun bisogno di altre rassicurazioni. Allo stesso tempo si eviterebbe con una nascita diversa da quella che la natura ormai ci ha in qualche modo ha determinato, si eviterebbe quindi di mettere a repentaglio la vita della madre e del figlio stesso, viste le difficoltà che si possono avere nel transito dall'utero al mondo esterno. Quindi questa strategia
che ci è stata utilissima nel corso dell'evoluzione, visto che si è affermata, almeno per quanto riguarda i mammiferi, oggi non avrebbe più ragione d'essere. Se noi potessimo far sì che sviluppare il feto fuori dal grembo materno sarebbe un grosso vantaggio per tutte e due. Sappiamo infatti il rischio che il bambino deve passare, addirittura oggi poi la nostra testa è diventata più ampia, quindi anche il passaggio è difficile, e quindi insomma sappiamo benissimo che quella che era una strategia vincente, oggi in realtà è soprattutto una difficoltà in più per un bambino che deve nascere. Tutti questi discorsi possono essere tacciati ovviamente di materialismo, ma che ci piaccia o no, questa è la realtà dei fatti, o almeno la migliore spiegazione che possiamo dare, quindi una sorta di chiave moderna che può essere anche chiaramente criticata. Noi questa realtà possiamo anche rivederla sotto altri aspetti, ma le leggi evoluzionistiche descritte in maniera esemplare da Darwin e dai suoi successori sono quanto di meglio abbiamo per legittimare le nostre attuali conoscenze. Si potrebbe fare un discorso analogo anche per quanto riguarda l'innamoramento, anche questo, se noi pensiamo all'amore come qualcosa di tipico della specie umana, in realtà non è così. Anche altre specie c'è una sorta di consolidamento nel rapporto di coppia. Ovviamente posso leggervi ancora cose che scrissi un po' di tempo fa. In realtà l'innamoramento non è altro che un'astuta strategia di sopravvivenza essenziale per difendere la prole, che cresce lentamente in una società dove si vive a stretto contatto con gli altri e dove per questo motivo il rischio di tradimento è più alto, ma anche è anche più difficile che un organismo possa sopravvivere sempre in un ambiente ostile, in un ambito sociale dove altri, magari che non sono i genitori, potrebbero eliminarlo. Sappiamo, ma questo avviene anche nel mondo animale. Ci sono i leoni che uccidono, per esempio, i cuccioli, che riconoscono che non sono i loro cuccioli, non è il genitore in questione. Quindi in qualche modo l'innamoramento e poi il rimanere una coppia fa sì che ci sia la protezione di entrambi i genitori. Questo per esempio è un'altra strategia evolutiva. Ma l'ultima che mi preme riportare è una nuova interpretazione, alla luce sempre del darwinismo, della morte. Bene, la morte chiaramente è una di quelle cose che ci fanno più paura. Noi tra l'altro siamo degli esseri coscienti, quindi a differenza di tanti altri animali, conosciamo purtroppo la nostra fine e ne siamo coscienti molto più degli elefanti, dei delfini e di tanti altri animali intelligenti che pure probabilmente potrebbero anche avere anche loro un qualche sentore. Allora, io qui sempre scrivo, per quanto riguarda questa interpretazione della morte, dunque, la morte è l'esempio migliore che abbiamo di quanto la natura sia matrigna e speculativa. In realtà morire non è né un premio né una punizione, ma semplicemente un algoritmo biologico codificato nei nostri geni, che ha portato grossi vantaggi nel corso dell'evoluzione. Infatti, mantenere in vita un organismo biologico eternamente avrebbe avuto almeno tre conseguenze nefaste. La prima è il sovraffollamento. Questo ci sembra abbastanza ovvio. Tutto ciò che si riproduce senza controllo prima o poi determina un depauperamento delle risorse, che non sono infinite, oggi lo vediamo bene, il nostro pianeta è in difficoltà a sostenere l'umanità, che cresce costantemente, con il rischio di estinzione della specie. Poi la seconda è l'usura. Essendo fatti di composti chimici,
siamo costantemente soggetti a tutti quei processi di invecchiamento che sono inevitabili, come ad esempio l'ossidazione ad opera dei radicali liberi e dell'ossigeno, accumulo di sostanze tossiche, eccetera, eccetera, che nel tempo recano danni irreversibili alle nostre cellule. Tutti gli esseri viventi hanno dei meccanismi di riparazione del DNA, ovviamente l'uomo compreso, ma come ci dimostrano purtroppo per esempio i tumori, non sono perfetti e pertanto non sono sufficienti a mantenerci sani in eterno. Pertanto i singoli individui vanno ogni tanto rinnovati. Ecco, questa è un po' la nota dolente. Noi siamo degli organismi biologici e quindi ogni tanto andiamo incontro ad usure e quindi dobbiamo essere rinnovati. In questo c'è anche tutto sommato una forma di altruismo. Se l'uomo non fosse eterno, non avremmo bisogno chiaramente di fare figli e non ci sarebbero altri individui che possono così trovare spazio qui sulla Terra. Quindi se andiamo a vedere dal punto di vista filosofico, il darwinismo ci dice che tutto sommato la natura non fa cose buone o cose cattive, ma fa cose utili. Quindi in qualche modo la vita e la morte sono due aspetti, due facce della stessa medaglia. La vita c'è, ma in qualche modo è legata alla morte, quindi la morte è importante quanto la vita. Se non ci fossero organismi che muoiono, non ci sarebbe la possibilità di farne nascere altri. Quindi sarebbe un mondo praticamente molto più statico, dove tra l'altro, ecco, qui c'è un terzo punto fondamentale, questo è un po' più tecnico, un po' più difficile da capire, che riguarda proprio il processo evolutivo. Ricordiamoci sempre che l'evoluzione si basa su mutazioni che devono essere trasmesse alla progenie. Se non ci fosse quindi questo processo, gli organismi non potrebbero in qualche modo neanche evolversi. Quindi la morte in qualche modo è stata importante anche nel processo evolutivo. Un organismo muore, ma lascia alla progenie la sua eredità e magari anche leggermente modificata. Ed è proprio questo morire e nascere, questa catena di eventi che poi ha portato i primi organismi a evolvere in specie sempre più complesse fino ad arrivare a noi esseri pensanti. E se non ci fosse stata la morte, probabilmente ancora forse qui ci sarebbero dei microorganismi invasori, magari anche se oggi pure i microrganismi li troviamo praticamente dappertutto, ma probabilmente sarebbero stati, se ci fosse stata una creazione di organismi statici, senza l'evoluzione, sicuramente nessuno sarebbe morto, ma non ci sarebbe stato neanche quei processi evolutivi che in qualche modo hanno portato poi alla complessità degli esseri viventi che vediamo oggi. Quindi ecco, se noi andiamo a vedere anche un qualcosa che ci fa inorridire, come la morte spesso, ha una chiave di lettura biologica importante, e quindi addirittura altruismo, la nostra di partita fa in modo che le generazioni future in qualche modo ci potranno sostituire e stare qui e godersi magari, se ancora ne avranno la possibilità, questo pianeta. Ma c'è comunque, ma quello che poi, ecco, per concludere si evince è che la natura non fa, appunto, non è finalizzata a fare delle cose per noi uomini o per gli animali, non è che in qualche modo vuole favorire una specie o un'altra o un fine particolare. In realtà anche la morte fa parte di qualcosa, di una strategia che l'evoluzione ha messo in atto e che si è dimostrata in qualche modo vincente. Bene, per il momento vorrei terminare, termino qua. E poi continueremo chiaramente a parlare ancora di Darwin, del darwinismo.
magari faremo qualche altra riflessione in merito, però penso che questi concetti siano già fondamentali per capire diciamo un po' la natura dove l'uomo chiaramente fa parte ormai in maniera assolutamente certa. Arrivederci.